Ciao, ciao Sacchi. Allora, come tua veduta esci per ultimo a 200 metri dalla squadra. Vogliamo un po' svelare questo piccolo arcano ai tifosi? La voglio allungare un po' questa squadra. Senti, hai cambiato tutta la squadra, una squadra praticamente, non dico inedita, ma abbastanza sperimentale. Ce la vuoi anticipare un po' cosa succederà in campo? No, abbiamo cambiato molto per cambiare poco. Ossia? Ossia, per rispettare il nostro gioco, abbiamo messo giocatori che più si adattano a farci. Questo Rijkaard è più avanzato, può determinare la differenza? Rijkaard è venuto perché non c'è Ancelotti, è squalificato, siamo stati abbastanza obbligati nelle scelte. Che succederà oggi, Sacchi? Ecco, intanto ci mandiamo il saluto del San Paolo. Che vinca la più brava. Grazie, ciao. Prego, ciao. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore. Ho visto che loro facevano un po' di gioco, ho scavalcato Varesi, non sapevo con che darle, con il ginocchio, con il piede, le ho dato l'ultima con la testa, è entrata. Sembrava quasi un'Italia-Argentina a un certo punto, quando hai visto Galli. Ti hai rivisto quei momenti là? No, Galli è un fenomeno, direi. Maradona e poi Careca e l'1-2 del KO, e dire che il Milan inedito di Sacchi, con il 22enne Costa Curti difensore alla fonte battesimale, ala di nomina al San Paolo, con Tassotti stopper centrale, Mussi al suo posto, ma soprattutto con Rijkaard a sostegno di due punte, Virdis e Van Basten, ha fronteggiato per 40 minuti da pari a pari il Napoli, lanciatissimo, della coppia più bella del mondo. Ha funzionato a dovere la cerniera a centrocampo con Colombo e Devani pronti a filtrare per la zona estrema i palloni più pericolosi. E così, anziché subire la gagliardia del Napoli, questo Milan, privo del fantasista Donadoni, dell'uomo d'ordine Ancelotti e del trascinatore Gullit, trova altri protagonisti per impensierire Giuliani. Risponde con la solita incisività il Napoli, che affida Virdis a Corradini e Van Basten a Ferrara, ma nella somma delle azioni pericolose sembrano essere i rossoneri a dover chiudere il bilancio in attivo. Qualche fallo in più sul migliore Maradona agevola il Milan nel fronteggiare da pari a pari gli azzurri. Poi succede tutto in 3 minuti e Bianchi viene scoperto dai suoi ragazzi anche buon profeta. Non abbiate fretta, aveva suggerito in settimana, sappiate aspettare il momento giusto per colpire. Il momento giusto è caduto tra il 42esimo e il 45esimo del primo tempo, con i gol di grande fantasia di Maradona e Careca, che vi riproponiamo da altra angolazione e che attribuiscono al brasiliano il primato nella classifica dei canonieri e all'asso argentino l'appellativo di genio del gol. La gente mi sollecita un'intervista con lei. Non so come mai, comunque se ci tiene volentieri. Allora, naturale che bisogna dare un giudizio a questo punto, un 2-0 che vi ha lasciato un po' sorpresi, questo 1-2 nel finale forse improvviso, inaspettato. Ma secondo me sul piano del gioco non ci sono assolutamente due gol di scarto, noi abbiamo tenuto il campo molto bene fino al momento del primo gol, il gol è nato su, noi abbiamo cercato di attuare la nostra tattica del fuorigioco, probabilmente fuorigioco non era, quindi nessuna contestazione. E poi c'è stato un errore di un giocatore baresi che fa un errore così una volta ogni 10 anni. Secondo tempo? 3-1. Il ministro Pomicino ha sbagliato di poco. Il terzo gol viene quasi subito e il merito è di Carnevale, il cui tiro viene solo deviato da Galli. Ma è pronto Francini a dare il colpo di grazia al pallone. Sul 3-0 si esalta Maradona, che delizia tutti. Solo Sacchi accusa il colpo. Però non può, lui che il calcio lo ama, non ammirare questi passaggi illuminanti costruiti con raffinatezze stilistiche concesse a pochi mortali. Ecco perché si duole e parla da solo Maradona quando Agnolin assegna il rigore che Virdis trasforma. Il salvataggio di Giuliani, bravissimo il portiere napoletano, aveva evitato quel 3-1 che poteva essere realizzato un paio di minuti prima, quando Evani era riuscito a spingersi fino alla zona tiro. Un attimo di speranza per il Milan e allora Sacchi ritira Colombo e mette in campo un altro attaccante, il non ancora ventenne Mannari, per tentare la rimonta. Siccome Agnolina ammonisce Maldini per fallo su Maradona, pensa di infierire forse troppo, o non vede, questa spintonata di Rijkaard ai danni del lanciatissimo Cannavaro. Rigore? No signori. E allora il Napoli si arrabbia e il nuovo entrato Carannante lancia a dovere Careca, che si prende la sua rivincita e se ne va in gol nella maniera che vedete.
Il San Paolo, 85.000 spettatori, 2 miliardi e mezzo di incasso, diventa un vulcano e si va alla fine. Ma Diego si concede un'altra esibizione e strappa gli ultimi applausi. Quel 3-1 ancora forse bruciava dentro, no? A livello personale. A livello personale, a livello Napoli sicuramente, perché il Milan è venuto qua a vincere lo scudetto, lo abbiamo perso noi, lo ha vinto il Milan, questo non si saprà mai, però in quel momento erano più forti di noi, abbiamo perso lo scudetto. Si può fare un discorso a questo punto a Napoli davvero alla caccia dello scudetto bis? Il Napoli sta andando benissimo, però non dobbiamo fare più grande di quello che è una vittoria contro il Milan, perché questo Milan mancavano tanti giocatori bravissimi, per quello noi abbiamo fatto una grande prestazione, però con piedi per terra. Ecco, Sacchi, mi sembra che questo Milan stia attraversando, a questo punto si può dire, un momento critico. Due sconfitte da due squadre diverse, ma in momenti diversi, con una squadra un po' con troppi infortunati. E noi potremmo tirare in ballo tante giustificazioni, non ne tiriamo in ballo neanche una. Onore a Napoli che ha meritato di vincere e adesso ci leccheremo le nostre ferite per ripartire da capo. Per quanto riguarda l'ultima cosa, questo ritorno di Gullit è così, così difficile, no? Da decifrare. Che cosa ci può dire l'allenatore del Milan? No, vi è un comunicato stampa che ha parlato chiarissimamente, quindi... Ecco, tra le righe? Non io, si può leggere. No, io non so leggere fra le righe. Fermiamo Bianchi prima che prenda il volo, visto che il Napoli lo sta prendendo, ma è difficile prenderlo per il problema degli scioperi. Degli aerei, però. Ma questo invece il Napoli il volo l'ha preso, no? No, abbiamo fatto una buona settimana, direi che i ragazzi stanno lavorando molto, lavorano con entusiasmo. Poi quando si è anche supportati dal risultato diventa tutto più facile. Senti, questa sera non ti sentiamo né polemico, sereno, tranquillo. Ma io non sono mai polemico, qualche volta lo posso sembrare, ma a domanda risposta solo questo. Ho capito, scriva cancelliere. Sì.